La storia di Alice Paul, una donna in marcia per la liberazione delle donne. Alice Paul, che d'ora in poi chiameremo Alice, nacque nel 1885 e fu una delle leader del movimento americano delle suffragette. Fin dall'infanzia, Alice fu educata all'uguaglianza e al rispetto. La madre viveva in prima persona le battaglie del movimento femminista e portava spesso la piccola Alice agli incontri del National American Women's Suffrage Association. Dopo la laurea in scienze politiche nel 1912, lei stessa si iscrisse a tale associazione. A quel punto, assieme ad altre donne, tra cui l'amica Lucy Burns, iniziò una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per puntare l'attenzione sull'esigenza di estendere il diritto di voto alle donne. Ma tale strategia si rivelò infruttuosa, quindi Alice decise di fondare nel 1916 il National Women's Party ed introdurre alcuni metodi usati dal movimento suffragista britannico, ossia manifestazioni, cortei, riunioni di massa, picchettaggi e persino scioperi della fame. Con l'elezione del presidente Wilson le cose non migliorarono e Alice e le altre donne del partito mossero pesanti critiche ai democratici. Nel gennaio del 1917 le suffragette iniziarono a manifestare davanti alla Casa Bianca con striscioni che chiedevano il diritto di voto per le donne. Si trattava di manifestazioni pacifiche e di disobbedienza civile. Nel luglio dello stesso anno le manifestanti, tra cui la stessa Alice, vennero arrestate per intralcio al traffico. Per protesta Alice iniziò a rifiutare il cibo e per questo venne portata nel reparto psichiatrico del carcere e costretta all'alimentazione forzata. Ma le continue manifestazioni e la stampa che si occupò del caso misero pressione al presidente Wilson tanto da fargli cambiare idea e dichiarare che il suffragio femminile era urgente come misura di guerra ed esortò il governo ad approvare la nuova legge. Era il 1920 quando finalmente venne approvato il 19° emendamento che garantiva il diritto di voto alle donne. Dopo il raggiungimento di quel diritto tanto sognato, Alice non smise mai di combattere per i diritti delle donne fino alla sua morte, avvenuta nel 1977. L'eredità che ha lasciato alle generazioni successive, americane ma non solo, è enorme. Ha dedicato l'intera vita alla giustizia, al rispetto e all'uguaglianza e questi valori fanno di lei una delle più grandi figure morali del secolo scorso. Se il Novecento ha portato alla conquista di diritti prima di allora impensabili per il genere femminile, lo dobbiamo a grandi donne come Alice Paul e io mi inchino alla sua memoria.